subito con uno scoop. Parliamo di una cosa molto delicata. Una cosa, c'è un'agitazione io. Sì, ha a che fare con i servizi segreti. Voi sapete che dopo Albano, qualche giorno fa, un gruppo di deputati dell'Ucraina ha chiesto che anche un altro artista italiano venisse inserito nella lista delle persone non desiderabili, gradite. Definito un agente di appoggio. Insomma, vediamo di chi si tratta in queste immagini, con molta cautela, da prendere con molta cautela naturalmente. Chiedo scusa, sono immagini impressionanti. Sarà vero che Toto Cutugno è un agente segreto, insomma segreto, un agente al servizio della Russia? Lo chiediamo all'agente Toto 1X2. Agente segreto, ci sei? Eccolo qua, buonasera Toto! Sì, sono Mosca. Ciao, dove sei? Un attimo. No! A Mosca! A Mosca! Ma è vero, allora è tutto vero! Ma sei a Mosca! Da Svidania! Da Svidania, ma sei a Mosca! Da Svidania! Da Svidania, ma è a Mosca! Ma allora è Dobrivecia! Dobrivecia! Ma è tutto, e allora è tutto vero! Sei un agente russo! Tutto vero! Sei a Mosca! Ci ridiamo sopra, dai! Ci ridiamo sopra! Ma scusa, ma. Sono a Mosca! Sì? Sì? Non sei una... Fai attenzione, Toto, ci sono anche io, sono la tua tata, Toto! Sono tota tua! Sono pronta a totanarmi per te! Ma fa attenzione, che quelli ti fanno fare la colazione col plutonio! Vi stavo dicendo... No, vi stavo dicendo che all'inizio mi sono molto incazzato, perché la musica deve andare al di sopra di ogni cosa. Poi dopo mi sono messo a ridere, ci ho giocato sopra. Ieri sera eravamo a Kiev. Come a Kiev? Abbiamo fatto un concerto incredibile, bellissimo. Ma scusa, quindi ci siamo divertiti tanto. In Ucraina? In Ucraina. E quindi non ti ieri sera via. Mentre facevo il concerto c'è stata un'invasione di un uomo che alzava la mano per dire che era fascista ed è saltato sul palcoscenico, non so, forse per aggredirmi. E le guardie del corpo l'hanno preso e l'hanno disarmato praticamente. Ma quei bei concerti tranquilli niente, in piazza, non si può. Ma stai qui, Toto, stai da noi. Ma devi cantare, voglio andare a vivere in Ucraina. Quella roba lì. Mettiti la felpa come Salvini, con scritto Ucraina. Toto, ma quindi non è vero, quindi voglio, tu... voglio la luce. Voglio la Luciana e una cuccagna. Questa è una dedica mica male. Senti Toto, ma quindi non è vero, tu in Ucraina puoi andare, puoi cantare, puoi far tutto. Non eri imbambito, è che ieri l'altro siamo arrivati, avevamo un po' di paura che non ci facessero entrare, e invece ci hanno accolti in una maniera incredibile, le televisioni sono venute, abbiamo fatto una bella intervista e poi abbiamo fatto il concerto. Tutto bello, al di fuori di questo pazzo che voleva fare un'invasione, non so che cazzo volesse fare. Toto, anche tu, però, perché quando ci sei tu parlano come te. Ma cosa? È sempre colpa mia. Sì, è sempre colpa tua. Senti, Toto, ma... Dimmi, Fabio. La Russia è uno dei paesi in cui tu sei più popolare, anche l'Ucraina. Ma è vero che ti hanno fatto la richiesta di fare il coach per la loro edizione di X Factor? Sì, è vero, però il problema è uno solo. Cioè? Che mi dovrei alzare alle 8 del mattino per le prove. Siccome io dormo fino alle 2, perché mi addormento tardissimo, e quindi o spostano l'orario
per le prove, altrimenti non la fa. Ma certo, sì, ma certo. Ha ragione, grande Toto. Senti, ma ultima cosa, ma non puoi mettere una parola buona per Albano, Toto? No, questa storia dell'Ucraina. No, ma lascia perdere, che poi lì andiamo a trovare poi il Siberia. Ho parlato con le persone importanti e ho detto: perché non facciamo un bel concerto io Albano qui in Ucraina, così fanno la pace e stanno tranquilli. Adesso vediamo nel tempo. Comunque, se avete bisogno di fresco, saluto. Venite Ciao, alla Albano. Quill, non c'è bisogno di stare a Mosca. Senti, Toto, ti ringrazio moltissimo per questo affettuoso saluto. Ti ringrazio per questo saluto che ricambio. Ti auguro una buonissima serata, anzi buonanotte. Volevo dirti che ti volevo dire, Fabio, che fino a 2 ore fa nevicava, ma nevicava di brutto. Adesso è una bella serata. Mosca io la ritengo una delle più belle città del mondo. La prossima volta che faccio un concerto a Mosca, veniamo, tu e Luciana dovete essere con me. Così ci dentro e hai capito cosa ti ho detto? Sì, ho capito, anche perché Luciana effettivamente ha cantato con te l'Armata Rossa. Io l'ho vista, dovrebbero anche a te vietare di andare in Ucraina. Vabbè, l'ho vista, me lo ricordo, lei l'ho vista a Sanremo con te all'Armata Rossa. Ma io non conosco nessun Vladimir se non Luxuria. Esattamente. Guardala qui dietro. Allora, abbracciamo Toto, grazie. Ci salutiamo con queste bellissime immagini del Cremlino. Dietro di te, guarda che meraviglia. Domani torno a casa. Ti aspettiamo. Grazie Toto, buon rientro in Italia. Il posto del mondo. Grazie. Ciao. Grazie Luciana. Grazie. Grazie a